stasera cosa fai? Seconda volta che ti chiedo e non lo sai. Se vale non ci stai, che si fottan pure i tuoi. Ti dico vale, tanto vale. Per me è quel che vale, è tutto quel che vale. Per me è quel che vale, è quel che non sei male. Per me è quel che vale, è quel che vale, vale. E allora dimmi male, che cosa vale, vale. Il cellulare ce l'ho già spento, perché per me sei troppo patimento. Per me è quel che vale, è quel che vale, vale. E allora dimmi male, che cosa vale, vale. Tanto vale. Vale dai ci sei, vale dai. Terza volta che ti chiedo e non ci stai. Se vale non mi vuoi, io mi faccio i cazzi miei. Ti dico vale, va a cagare. Per te è quel che vale, è tutto quel che vale. Per me è quel che vale, è quel che non sei male. Per te è quel che vale, è quel che vale, vale. E allora dimmi vale, che cosa vale, vale. Il cellulare ce l'ho già spento, perché per me sei troppo patimento. È qui che vale, è proprio questo che vale. Vale guardarci, vale essere proprio qui con noi a Telespazio TV. Telespazio TV che poi è la televisione che fai sempre tu in ogni momento. Però voglio vedere se riesco a farla io la televisione stavolta, ma in maniera positiva, perché capisco che i vostri desideri si avverino ed è bello, è giusto così. Io ancora al 2009 ho chiesto poche cose. Vorrei chiedere una cosina, visto che mi avete chiamato dalle parti di Lamezia, Nicastro, un po' tutta la Calabria, Sicilia, saliamo, voglio sentire, vorrei, se voglio è troppo pretenzioso, vorrei sentire qualcuno da parte, dalla partina, come dire, un filo più alta, no, saliamo, Campania, quelle zone lì, dai, vediamo se c'è qualcuno che ci guarda anche da lì, ma adesso vediamo se c'è un desiderio per me che si avvera, qualcosa, fa venire qualcosa di... Desiderio. Madonna mia. Non è un desiderio, è il mio super desiderio, Anna Esposito, la donna, guarda, il potere poi della televisione, perché poi vedi... Farsi rincontrare, no? Rincontrarsi... Allora, ascolta un attimo, sì. Adesso ti interrompo io, fino adesso hai parlato, hai chiacchierato, una volta ti ho scoperto io, no, ora aspetta, lo volevo proprio dire, no, volevo proprio dirlo, sai che tutte quelle volte uno dice, vai in televisione, fai questo, fai quello, vediamo cosa succede... Io ricordo che ero alle Castella, si dice così, no? Mi sembra che fosse quello, ero alle Castella e sentivo nella radiolina uno spot, DJ per un giorno, se vuoi fare, chiamaci, io chiamo, era CRT la radio più bella della Calabria, e lei editrice e quant'altro, chiamo e mi risponde lei, tu vieni, tu caspita, perché poi mi parlate sempre di radio voi dall'altra parte, io dico caspita, chiamo, vedo. Ma posso parlare anch'io? E da lì succede questa posso cosa. Posso rispondere? E conosco lei, e parte tutto da lì. Rispondi.
Allora, lui aveva una voce particolare, mi è piaciuta subito, dico vediamo se la voce corrisponde alla presenza e anche al conto in banca. Ti dice qualcosa il conto in banca? Il conto in banca non c'è mai stato, nel senso che ogni volta... ogni volta che venivi in radio e ti diceva ma il conto in banca, Michele, è salito un po' su? Ma no, sto conto in banca per quanto riguardava me, per Anna è stato sempre un conto sempre in discesa. Rosso? Sempre rosso, sempre ecco, rosso. Ecco, per restare in tema. Sempre rosso, sempre a riserva praticamente. Comunque, ascolta, mi hai fatta di strada da allora? Eh sì, ho comprato le scarpe da tennis, vedi? Ho comprato le scarpe da tennis, ho fatto chilometri e chilometri, però vedi, da Lamezia a Catanzaro poi il passo è breve, è bellissimo. Però dalla radio, da che? Ecco, scarpe da tennis, certo. Voglia di camminate. E faccio anche il gambero come gli amici di prima. A proposito dei gamberi, pare che ci sia una novità sui gamberi. Sì, dimmi, dillo alla signora, vieni qua, dillo alla signora che è a casa, signora che sta cucinando. Sì, sì, volevo ma dirmi una novità positiva che si può dire. Nel senso, non è culinaria. Si dice sempre che i gamberi camminano all'indietro. In realtà lo fanno solo quando sono spaventati. Ah, questo. Questo è stato dimostrato da poco. Scusami, stiamo trasmettendo Quark alle... No, sto scherzando, almeno davvero? L'ultima ricerca. Ma scusami, cara Anna, scusami un momento. Spaventati da cosa? Perché da un pesce che va lì a... È probabile, certo. Pure da quello. Qualcosa che non conoscono. Anche i gamberi purtroppo conoscono la paura e quindi vanno all'indietro in momenti così spaventati. Hai capito sti pesciolini, eh? Però guarda, se io fossi una gambera femmina incontrando te non mi spaventerei di certo. Anzi, ti verrei incontro. Abbiamo perso la voce. Gambero siamo per... Ascolta Michele, occhio. Comunque io questa sera ti ho portato degli amici. Mi hai portato degli amici che non conosciamo adesso. Io intanto ti dico una cosa, siccome lei è una conduttrice, come avete capito... ma non riesco a parlare con lui. Con te non riesco a parlare. Allora, lei è una conduttrice, ok? Conduttrice, televisione, radio e niente di più. Perché... a me sta cadendo il microfono, lo tengo così. Ecco qua, piazziamo sto microfono. Allora, si sente basso? Aspetta. Che è successo? Sono così, vado bene così? Allora, pronto? Anna, devi avvicinarti. Guarda, certo, guarda, è sempre una buona scusa. Guardate voi che fortuna, non mi funziona il microfono proprio adesso? C'è il mio, dai. Ok, ci siamo? Perfetto. Ci sono? Ci sono? Ok, parlo in questa maniera, ok? Allora, noi in questo momento, cari amici, che siamo proprio qui, ovviamente c'è una grande sorpresa per tutti voi a casa, perché tra un po' vedrete proprio in questo studio qualcosa di molto importante. Sono i suoi amichetti. Certo, che non sono amichetti. Poi non sono amichetti così, altro che gamberi che si spaventano qua. C'è da spaventarsi sì con quelle persone che tra poco avremo... Ma in maniera speciale, perché sarà un qualcosa di magico e la nostra Anna in questo momento si trasforma in super conduttrice e sentiamo se c'è una chiamata. 0961 77 603. Parla Anna. Pronto. Prego. Pronto. Buonasera. Sì, con chi parlo? Sono Carmine, quando vi conosco dico, è una bella compagnia. Ah, Carmine. Carmine, scusa un momento, da dove mi stai chiamando? La Lamezia Terme. Evviva, ma stasera tutta Lamezia è qua. Visto? La nostra Anna, che poi è un volto conosciuto, perché... Fa televisione da 222 anni, avendone sì, certo, soltanto 34, i, ma certo con i filtri che esistono adesso, lo sai, dell'elisir di lunga vita. Si può fare di si tutto, può far tu di puoi tutto. Tornare indietro e tornare avanti, vai, certo, vai andare su e giù. Allora, caro amico nostro, che chiami da Lamezia, la tua vita nel 2009 come dovrà essere? Tutto cambiato. Cambiato in che senso? Perché non ti va bene quello che hai fatto? Anno nuovo, vita nuova, insomma. Sì, vita nuova. Ecco. Anna, per piacere, diamo un consiglio sì, al nostro allora, telespettatore. Allora, sì. Stavo dire che andiamo a prendere il cuore della benzina. Ah, ha vinto giocando con me l'altra sera. Allora, visto che ho qui chiaramente un amico che ha giocato con me lunedì sera. Ecco, e come ci siamo comportati l'altra sera? È andato tutto bene? Benissimo. Ci saluto Gianni. Ho capito, un bacione anche a Gianni. Mi dispiace, guarda, io ti porto il... Ma sai che bello, Anna? È bello che tu accendi sul telespazio, no? E ti puoi trovare qualcuno che vedi da un'altra parte, ma te lo trovi qua con noi. E questo è il bello della televisione. Allora, ascolta, Carmine, possiamo fare un gioco veloce? Sì, facciamo un altro vero o falso. Allora, Michele è un bravo conduttore? Io dico che è un bravo conduttore, vero?